Siamo qui con Davide Ruggeri di B2Bet. Davide, il mercato delle scommesse italiano è in una fase di grande evoluzione, anche alla luce degli ultimi e prossimi bandi di gara. Ecco, B2Bet, come vede il mercato nostrano? E innanzitutto dobbiamo dire che il nuovo bando è sicuramente un'opportunità per tutti, ma è un'opportunità che si innesta in un periodo di fermento. È sufficiente camminare lungo i corridoi di Enada e vedere l'interesse che c'è nel nostro settore. È un'opportunità sia per i grandi, ma anche per i piccoli e medi operatori. Perché? Perché con il nuovo bando c'è una sorta di rimiscolamento delle carte, no? Il grande operatore può dare una nuova veste, un nuovo assetto della sua presenza sul territorio, ma allo stesso tempo il piccolo o può emergere o può entrare per la prima volta nel mercato italiano. Perché dicevo che è un ulteriore elemento? Perché già nei mesi precedenti, parliamo anche dello scorso anno, il mercato del betting ha avuto una forte spinta e sviluppo con l'introduzione del palinsesto complementare e anche ultimamente, dal 1 gennaio di quest'anno, con l'introduzione del nuovo sistema tassativo delle tasse. È basato non più sul turnover, ma basato sulla revenue. E questo ha dato un tocco di internazionalità al nostro sistema. E questo tocco di internazionalità, per l'appunto, ha dato la possibilità di entrare nel nostro mercato di grosse multinazionali, ma anche di piccole e grandi realtà. E in questo mercato entra anche il B2Bet. Quindi su che cosa punterete e come sta cambiando anche in questo senso il ruolo dell'agenzia? Noi puntiamo su un prodotto flessibile che consenta ai nostri clienti, ai nostri operatori di uno investire in qualità, ma in secondo luogo di avere gli strumenti che gli permettano di vivere e sopravvivere in questo sistema. E questo lo puoi fare solamente se hai gli strumenti giusti. E noi non lo pensiamo, ma siamo certi di averli. È un sistema basato sul concetto dell'intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? Non sono due parole messe a caso. Intelligenza artificiale vuol dire far fare alla macchina quello che l'uomo sicuramente fa, ma lo fa spendendo molto del suo tempo e soprattutto spendendo in risorse. Quindi già con questo piccolo esempio mettiamo nelle condizioni i nostri clienti di investire bene, io direi anche meglio. Le opportunità sono tante, ma noi ci poniamo nel mercato con una diversa ottica, perché per noi il vero oggetto non del nostro business, ma del business dei nostri clienti, perché B2Bet è una società B2B, non entrerà mai in concorrenza con i nostri clienti. Qual è il vero oggetto? È il cliente finale. Allora con l'intelligenza artificiale noi andiamo a studiare il cliente e lo andiamo a clusterizzare, cioè creiamo delle categorie di clienti. E questo è importante perché l'operatore a quel punto potrà, in base a queste categorizzazioni, e finalizzare le proprie strategie, quindi mirare i bonus e mirare delle politiche di antifrode. Perché? Perché noi andiamo a creare una sorta di patente universale dello scommettitore. Noi mettiamo le condizioni, i nostri operatori,
di conoscere a fondo la propria clientela, quindi il proprio mercato.